Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui a Naples, posto bellissimo, pieno di verde, pieno di villette, posto ricco, dove ci sono anche tanti italiani come noi. Lasciate like al video ragazzi e iscrivetevi per supportarmi, mi raccomando, sempre avanti così, grazie per il supporto. Quindi ragazzi, oggi vorrei parlarvi di un po' di notizie del Milan. La prima notizia è quella di ieri, raga, che Ibra, come vi ho detto nello scorso video, è intenzionato a rimanere al Milan. Lui sta aspettando soltanto il Milan e il Milan è disposto a rinnovarlo. Ad una sola condizione però. La condizione è quella che Boban e Maldini e appunto la società costruiscano una squadra competitiva per l'anno prossimo e che dunque possano mettere il Milan in competizione di giocarsi la Champions League o comunque un posto importante in campionato, comunque giocarsi il suo campionato dignitoso. Io penso che il Milan con 2-3 innesti importanti può essere a livello delle prime 4 di... cioè può essere a livello per arrivare in Champions League. In questo momento la vedo ancora un passo indietro rispetto all'Atalanta, però secondo me con la Roma e con il Napoli, comunque le squadre che sono vicino lì, se la può giocare. Mi servono quei 2-3 acquisti importanti e top player che possono risollevare le sorti del Milan come giocatore d'esperienza, come può essere un Thiago Silva o un Modric. Ecco, io questi due giocatori li prenderai, solo questi due, e secondo me il Milan fa il salto di qualità. Non andrei a prendere scommesse o giocatori che non sono ancora affermati nel panorama europeo calcistico. Andrei a prendere questi due giocatori. Fatemi sapere la vostra voi. Prendereste dei giocatori comunque giovani per il futuro, subito pronti? Fatemi sapere cosa ne pensate. Poi c'è stata la notizia anche di Willian oggi. Willian che è in scadenza con il Chelsea, come altri esterni destri in Europa, c'è anche Calleon, c'è Mertens. Io penso che Willian sia un giocatore forte, però il suo momento migliore della carriera l'ha vissuto. E l'ha vissuto perché, cioè, secondo me, se venisse al Milan non farebbe troppo il salto di qualità. Io mi terrei Samu Castiglieco. Castiglieco che secondo me può crescere e comunque mi piace molto come sta giocando. Non andrei a investire uno stipendio alto per Willian, ma mi terrei Castiglieco pagato 15 milioni e che secondo me l'anno prossimo, se quest'estate faremo un'ottima preparazione e comunque con Ibra, secondo me Castiglieco può crescere ancora di più e può diventare il titolare inamovibile di questa squadra. Già ci sta meritando il posto in questo momento, quindi non andrei a fare investimenti in attacco. Stessa cosa, è uscita la notizia di Zaracho, raga. Zaracho, che a me piace molto, raga. Mi piace molto. So che prima ho fatto un discorso che prendere subito giocatori affermati, non probabili giocatori, cioè nel senso giocatori per il futuro. Però, come si dice, Zaracho mi piace molto. Mi piace molto, è un giocatore che può fare la seconda punta, l'esterno e il trequartista. E secondo me è un bel giocatore, raga, ma ritorniamo sempre a quel discorso lì. Può far subito ottimo al Milan o dobbiamo aspettare ancora tanti anni? Lo stesso discorso che abbiamo fatto in quest'estate è stato anche per Rafael Leao, pagato 35 milioni, che non è ancora esploso del tutto. Ha dimostrato di fare quelle belle partite, però alterna una bella partita, altre tre no. Quindi non credo che Zaracho, come si dice, esplode subito. Perché vi faccio un altro esempio. A me Zaracho ricorda Lautaro Martinez. È un giocatore veloce, tecnico, con tanto dribbling e anche con buon fisico per la sua velocità. Quindi secondo me Zaracho è un buon giocatore. Però torniamo sempre allo stesso discorso. Lautaro è esploso dopo un anno all'Inter. In questo momento al Milan, dove non ci sono giocatori comunque a livello dell'Inter, farebbe fatica ancora di più a esplodere. Quindi Zaracho sì, lo prenderei, ma non per fare il titolare. E poi ritorniamo al stesso discorso lì, Leao e Paquetà, pagati 35 milioni per tutti e due, sono stato subito. Quindi raga, io prima di prendere questi giocatori farei molto, ci penserei molto, perché come si dice, io non voglio sbuttare al vento altri soldi dopo aver speso Leao 35 milioni per Leao e Paquetà, quindi 70 milioni in totale, quindi ci penserei molto bene. Quindi raga, piuttosto di andare a investire in attacco, e comunque secondo me siamo a posto con l'esplosione di Ante Rebic, con Ibra che secondo me rimarrà, e Castiglieco, andiamo a puntare più sul centrocampo e sul terzino destro soprattutto, e sul difensore centrale. Poi bisognerà vedere se anche Donnarumma andrà via, eccetera eccetera. Però, come vi ripeto, io come terzino destro, raga, ce ne sono tre in Europa che vorrei. Dest, che gioca nell'Ajax, Serginho Dest, giocatore giovane, mi piace molto. Kevin Babu, giocatore svizzero che gioca al Wolfsburg, anche lui fortissimo.
E come altro terzino destro, raga, mi piace molto anche Diego Dalot del Manchester United, che però diciamo non preferisco rispetto agli altri due. Mi piacciono di più Dest e come si chiama? Dest e Babu. Oppure prenderei un giocatore già affermato, però fatico a trovare in Europa terzini destri in scadenza, comunque costino poco, perché o andiamo a prendere Kim che costa 70-80 milioni o Carval, io faccio fatica a trovare altri terzini destri per, a livello, cioè diciamo top player molto forti che possono portare tutto il cambio al Milan. Quindi io quindi nel senso andrei a prendere questi due giocatori o prenderei giocatori già affermati. Fatemi sapere la vostra, raga, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ragazzi, mi raccomando, condividete il video, che dobbiamo crescere come canale. Attivate la campanellina, che dovete restare sempre aggiornati con i contenuti. Lasciate like, che non vi costa niente, è gratis, raga. E anche l'iscrizione, se c'è quel tasto lì, è gratis. Quindi, raga, iscrivetevi, attivate la campanellina. Siamo in Forza Milan, anche da Miami. Mancano due giorni e tornerò in Italia. Scusate per l'attività, ma raga, mi sto godendo un po' la vacanza. Quindi, raga, vi ripeto, sempre Forza Milan, lasciate like, condivisione, iscrivetevi. E bello a tutti, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Sempre Forza Milan, sempre.